Ieri sera, con grande fermento, entusiasmo ed emozione, presso l'Auditorium Comunale di Roccella, Radio Roccella e Officine Musicali hanno potuto dedicare una splendida serata all'insegna della grande musica, in ricordo dell'amico e socio Nicola Passarelli, con uno swing per Nicola. Il concerto della Rino Swing Orchestra, nata in Calabria da un'idea di Rino Napoli, cantante e interprete della provincia di Reggio, e l'appoggio morale e artistico del collega e amico pianista e compositore. Un'orchestra di impianto swing e jazz, con la volontà di dar vita ad un progetto tributo alle grandi storiche orchestre americane, Frank Sinatra, Glenn Miller, ma anche il più recente Michael Bublé e Mario Biondi. E con l'intento quindi di valorizzare e riscoprire la bellezza e l'energia di questa musica, insieme ai restanti componenti della squadra. Per questa occasione Radio Roccella ha messo in funzione per la prima volta il nuovo, moderno e di grande effetto impianto audio e luci in dotazione all'auditorium. Chi non c'è più vive nei piccoli gesti di chi gli ha voluto bene. Questa frase è molto significativa. Vuole ricordare la figura prestigiosa che era Nicola, un grandissimo punto di riferimento e proprio all'interno del cast organizzativo di Roccella Jazz Festival. Ha dedicato infatti i suoi ultimi giorni all'organizzazione dell'ultima edizione di Rumori Mediterranei. Vuole essere un ricordo soprattutto però per il suo grande cuore, per la passione che aveva per la musica. È arrivata la serata tanto attesa, cioè quella in cui Radio Roccella ha voluto ricordare Nicola Passarelli, l'amico Nicola Passarelli. Radio Roccella ha festeggiato quest'anno i 40 anni, quindi vogliamo chiedere al presidente Tony La Palerma di Radio Roccella perché hanno voluto organizzare questa serata. Non vuole essere sostanzialmente un commiato a Nicola, solo un ricordo, perché Nicola in pratica amava il divertimento e amava la buona musica. È stato ricordato già anche in una delle serate del Festival Jazz, perché Nicola era un uomo di musica, stava nel retro, stava nel backstage in ogni spettacolo e quindi di conseguenza fa parte della musica di Roccella Ionica. Nicola è una cosa molto bella. È stato dei nostri perché era un socio di Radio Roccella ed era anche all'interno del consiglio d'amministrazione. È stato uno dei principali artefici anche della scuola di musica che Radio Roccella ha costituito quest'anno proprio per festeggiare il quarantesimo anno di attività. Officine Musicali, si chiama così la scuola, e Nicola era uno dei promotori di questa scuola perché diceva che la musica deve essere promossa, la musica a Roccella ci deve essere. Volevo chiedere qual è il vostro programma per il 2017. Allora, Radio Roccella ha una serie di iniziative che non sono soltanto musicali ma vanno anche nella parte dello spettacolo. Oltre a fare dei progetti con la scuola di musica, essendo gestori delle strutture, gestori tecnici delle strutture, il Teatro al Castello e Auditorium, questo di Roccella Ionica, ha intenzione di organizzare un vero e proprio calendario artistico. È in lavorazione, quindi quanto prima usciremo con qualcosa di buono, diciamo, per tutti i roccellesi e non solo, perché una struttura come questa, come l'Auditorium di Roccella Ionica, necessita di un pubblico veramente vasto. Quindi questo è un proposito che Radio Roccella vuole assolutamente mettere in atto. Una cosa molto importante, ci tengo a dirlo, questa sera in questo spettacolo viene inaugurato praticamente per la prima volta tutto l'impianto tecnico, e cioè tutta la parte audio e luci che è in dotazione, che l'amministrazione comunale ha voluto mettere in dotazione a questa bellissima struttura. Without you.